Ciao amici e appassionati di retro game. Oggi volevo fare l'unboxing di un pacco molto importante e per svariate ragioni. Prima di tutto perché è un pacchetto che mi è arrivato dal Giappone e già sono veramente molto contento che sia arrivato integro. Seconda cosa, sono contento che non ci siano state brutte sorprese alla dogana. E terza cosa, ancora più importante, sono riuscito a trovare due pezzi per la mia collezione, due pezzi che fra l'altro userò parecchio perché ho intenzione anche di giocarci, che oltre a essere veramente spettacolari sono anche difficili da reperire a prezzi umani dalle nostre parti. Grazie a questo venditore che ho conosciuto dal Giappone, sono riuscito a portarmi a casa quello che vedrete, uscire da questa scatola a un prezzo veramente molto molto vantaggioso. Quindi proseguiamo. Allora, apriamo questo mega scatolone del peso di ben 11 kg. E come si può facilmente intuire, quello che sono riuscito ad accaparrarmi è niente poco di meno che il Neo Geo Ice e il Neo Geo CD. Inizio col tirare fuori i giochi che ho avuto in questo bundle, che fra l'altro ho potuto, oltre che scegliere, ho avuto anche un'altra splendida sorpresa perché il venditore, da 6 giochi che avevamo pattuiti, addirittura me ne ha spediti 10, regalandomene ben 4. Ecco qua. Le condizioni vanno dal quasi nuovo all'usato, a qualche gioco indubbiamente, che ha bisogno di qualche piccola manutenzione, come cambiare la custodia in plastica perché è rovinata, e una chicca che secondo me è veramente interessante per collezionisti è il Neo Geo CD Entertainment CD-ROM. E più tardi, appena avrò un attimo, collegherò la console per provare un po' tutte quante queste piccole meraviglie. Proseguendo praticamente l'unboxing, qui si comincia a fare ancora più interessante perché arrivano i pezzi grossi, diciamo, quindi 3 cartucce Ice, una più bella dell'altra, naturalmente per fortuna complete, in condizioni veramente molto buone, fra cui il bellissimo World Heroes 2, che è la cartuccia che mi sono ritrovato praticamente regalata perché avevamo pattuito soltanto queste due qui che mi fossero spedite. Allora, come dicevo, tutte quante splendide, complete di manuale. Ci sarà bisogno di qualche piccolo restauro, magari in qualche custodia e un pochino di pulizia, ma sono veramente bellissime. Allora, andiamo a cominciare con il Neo CD, che dovrebbe essere arrivata boxata con gli imballi, quindi il polistirolo e quindi anche con il manuale. Beh, le condizioni generali della scatola non mi possono che lasciare a dir poco entusiasta. Veramente bella, belli colori. Fantastica. La confezione è veramente in splendide condizioni. Non capisco niente di numeri seriali, non capisco niente di matrice, eccetera, eccetera. Però posso dire tranquillamente che le condizioni sono veramente buone. Ok, adesso procediamo con l'interno. Dunque, i manuali sono presenti, splendidamente imbustati, mi sembrano tenuti veramente, veramente bene, credo sia addirittura la sua bustina originale. La console, come si può vedere, è imballata perfettamente, anche il polistirolo è in ottime condizioni. Non vedo l'ora di provarla e di metterci le mani. E qui abbiamo l'alimentatore, cavo video e un controller. I controller nella confezione dovrebbero essere due, ma non posso di certo lamentarmi e tra poco sono sicuro di riuscire a trovare il secondo da abbinarci per completare il bundle. Cavo video e il suo alimentatore. Ok, adesso passiamo a Sua Maestà Neo Geo Ice in persona. Vediamo un po'. Qui ci troviamo sempre di fronte a una splendida scatola. Ha indubbiamente qualche segno più vissuto nel tempo. Qui abbiamo una brutta ammaccatura e qui un classico crepo che succede molto spesso in questi tipi di confezione. Però il nero e i colori oro sono mantenuti veramente molto bene. Indubbiamente più di valore la parte retro, dove anche qui sono mantenuti i colori in maniera quasi perfetta.
Ok, andando avanti con l'unboxing, abbiamo qui il manuale, anche questo tenuto in splendide condizioni, penso sempre nella sua bustina originale. Poi abbiamo la copertura in polistirolo che è sempre difficile trovarla. Qui abbiamo un buco indubbiamente realizzato dalla sfera del controller, ma niente di che, cioè è dello stesso. Qui è rotto un po' il polistirolo, ma nulla che non si possa mettere a posto con un po' di pazienza. E qui finalmente abbiamo l'ammiraglia, quindi abbiamo l'AES, bellissimo, semplicemente bellissimo, direi in condizioni splendide per essere una console della metà degli anni 90, fantastica, non vedo l'ora di provarla. E poi abbiamo naturalmente il suo incredibile controller. Sì, qui siamo davanti a un pezzo di storia. Controller un pochino più vissuto, però indubbiamente fa la sua splendida parte. Mi sembra tutto quanto perfetto. E naturalmente alimentazione e cavo video. Ah, questa è una cosa che non sapevo ci fosse. La memory card, credo che sia la memory card. Memory card, infatti di questa cosa qui non ne avevamo assolutamente parlato e quindi ringrazio ancora il mio venditore perché è stato veramente eccezionale, oltre che molto generoso, persona serissima e non potrei essere più contento. Adesso naturalmente mi delizierò nel provare un po' tutto quanto. Spero di aver fatto una cosa simpatica, scusate sempre i pochi mezzi e il mio tono un po' robotico, sto cercando di migliorarmi. Buona giornata e buon divertimento a tutti.